con diverse bestemmie direi che possiamo continuare il nostro viaggio sulla Sterling nella vana speranza di riuscire a evitare riuscire a superare queste montagne di merda. Che sembrano letteralmente non finire più. Quindi. No. Vai. Cazzo. Questo è. Bello però. Sono fuori dalla rete chiale, vero? Sì, ma sono a pochi metri dalla stazione metro. Buono, buono, buono. Danneggiato tre ruote. Vai. Sì, lì, lì. È giusto lì. Sì, impicchiata, impicchiata. Tre ruote, batteria in esaurimento. Connessione alla rete chiave. No, aspetta. Fai scendere. Va bene così.
Merda. Ok. Eccoci. Dove devo far cambiare il BB? Cerchiamo di... mi sa che a sto punto ci andiamo a piedi. Posso... Ok. Il BB sembra felice. E a sto punto sì, una bella passeggiata. Non ci va a togliere nessuno. Corriamo però almeno qui. Quanto è distante? Vabbè dai. È anche una passeggiata relativamente breve. Intanto non avevamo carico sulla moto, non avevamo pressoché niente. Quindi. Buono, ne devo però fare un'altra. Quello sì. Quello sì. Ne devo assolutamente fare un'altra. Perché a piedi poi non lo finisco mai. Disconnessione dalla rete chiral effettuata. Sì, per una piccolissima regione. Ah. Allora. No, 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 no. Vabbè, ho capito, sono caduto, bambino. Sì, dammi un attimo, ok. Ok. Non è divertente che vado proprio di salire. Controlla BB, calmiamo il BB. Dai. Su. Come carino quando si prende cura del bambino. Allora, perché un posto più di merda anche mamma non poteva scegliere. Allora, okay. Magari sono io coglione, cioè hanno 1070 strade per arrivarci in maniera decente. Perché ormai ci siamo, però tutto sto casino e magari non è nemmeno la cosa giusta da fare. Sicuro. Tenta l'auto... Sì, ho capito. Io ci presto attenzione. Anche parecchia. Al laboratorio di mamma posso costruirmi una moto? Vabbè, corriamo un attimo, perché... No, lo finiamo fra un mese. Dai! Che è tutto l'amore del mondo, ma... Su! BB sembra felice. Giusto, due mi piace dal BB. Carino.
Ed è sicuro che non posso rifare una moto, io mi attacco al cazzo in maniera incredibile. Laboratorio di mamma. So. Ah, va in automatico. Hey Sam. Thanks for coming back. Got something for you. These are your new cufflinks. They still work as a terminal, but I've added a weapon function. I was able to redesign everything from the ground up after the last connection. And they're weapons too now? That's right. Cord cutters. I should explain. BTs are connected to the other side via umbilical cords, right? When those cords bring the matter of our world into contact with the antimatter of theirs, boom. Void up. But just as Deadman theorized, your blood does have unique properties. It can be used to cut a BT's cord. So I've added that function. Cut the cord of the BT and it returns to the world of the dead. No BT, no void up. Win-win. These things can cut them loose. If you can get close enough without them noticing, yes. Cord snipping super handcuffs. Right. Let's try them out. Cut the cord connecting us. She's sound asleep. I made sure she got plenty of milk. Just do it. Please, Sam. Set her free. This world was never hers, but all the same, I didn't want her to leave it. Even though she's already lost. Truth is, she's not really my daughter. The attack and everything, that was all a lie? No. That part was true. My ovaries can't produce eggs, and Lachna has trouble with her uterus. Long story short, neither of us can have children. I was all right with it. I mean, children, who needs them, I thought. But my sister thought differently. Lachna wanted a child, someone to carry her genes. She fell in love with another member of Bridges, but he died in an accident. She was devastated, of course, as was I. Back then, strong emotions like that, I could feel hers and she could feel mine. When I sensed her desire to join him, to end it, I went to her and said, let's have a baby. We took one of Lachna's eggs and fertilized it with his frozen sperm. And I carried it to term. A healthy baby grew inside of me. But then there was the attack. And our bond was severed. I wanted to tell her. But I was bound to the child. I couldn't just abandon her. But I was wrong. Lachna needs to know.
You have to break some ties to forge others. Can't be tied to everything. If we're going to reconnect the world, I need to reconnect with my sister first. So please, Sam. Do it. Sam, would you set me up? I haven't been outside in a long time. It's just too much to take in all at once. Are you sure? Thought you might be claustrophobic after your time in the rubble. I'll be fine, so long as I can see out of the bag. The warmth of the light. Touch of the wind, the scent of the world. Lucky you. Two of you are still connected. Okay, Sam. Let's go. Allora, sono rimasto zitto perché non... aspetta un attimo, il menu carico, fammi trasportare tutta quella roba sul carro, poi esatto, ora prendiamo lei. Ok. Thank you.
Merda. Posso anche picchiarlo. Ok. Mi conviene pochissimo, ma posso picchiarlo. E il BB. Vi fa lo stronzo. Ok. No. Ok. Aspetta, che posso rovinarmi in questa situazione, ok. Cosa stai provando a fare? Merda. Ok. Combatterlo mi sembra un'idea migliore, sfuggirli, dato che non ho modo di sfuggirli. Funziona quanto anche lei si ha? Ah no, aspetta. Ok. Ok. Aggancia la tuta. Palla sinistra. Allora, prendiamo la stelliera. Agganciata alla tuta. Carichiamo solo il carro. Va bene. Vai. Non posso mettermi mamma in spalla, capito? Ok. No. Ok. Ok. Ok, l'ho preso in faccia. Ok. Non mi basteranno mai. Ok. Ma mai.
Grazie. Ok. Esplodi. Ok. Metto mi piace, non si sa mai. Ok. Ok. Io ci provo, eh. Con scarsi risultati, ma... Oh, non così scarsi, eh. Ok. Ok. Non così scarsi. Ok. No, 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 no. Vai, riempilo però. Aspetta, è che ho un impegno per distruggerti. Sto spostando sulla schiena, mamma. Sì. Allora, borsa multifunzione. Overcarro. Ok. L'animazione addirittura. Capito. Fammi riprendere. Cazzo è successo? Ma che cazzo è successo? Non so letteralmente spiegarvi cosa sia successo. Non ne ho idea. Perché io non ho avuto un attimo. Fammi prendere tutto. Allora. Ok. Poi inculati un pochino, io rimango qua momentaneamente. Vai, carica. Ok. L'ho preso. Dai. Vieni se c'hai il coraggio. Ok. Faccia. Ok. Armaticia non letale. Ok. Ok. No, non ho sentito addosso. Ok. Ok. Via.
No. Ok. Carica che non vedo l'ora, su. Ok. Se scappi. Ok. Ok. Bene. Ora. Aspetta, apri menu carico. Aspetta. Agganciato alla tuta. Overcarrio. Overcarrio. Ok. Prendi la rastelliera. Prendi la rastelliera. Ah no, aspetta. Ok, questa che cos'è? No, non mi va di sperimentare contro una baragione. Quindi ok e scappi. No, via, prendi il carro e basta, vai. Oh, apri la bocca. Vai, infame di merda. E se ho modo accedo pure al terminale e ne faccio delle altre. Mamma sta morendo nel frattempo. Ok. Tu. No. Ups, mi levo. Inculati. No. Ok. Andato. Posso. Bellissimo, posso. E allora ti fabbrico un po' di cose. Dammi altre granate ematiche. Danni 4. Carica tutto sull'overcarrio, poi me lo sistemo dopo. Vai. Ok. È quasi finito. Quasi. Allora. Carica solo il carro. Aggancia la stelliera. Aggancia la tuta. Ok. Vai.
ti inculi un filo. Ne ho fatte più del necessario. Beh, apri il menu carico. Posso portarmi tutta sta roba sulle tre ruote, no? Allora, se io faccio sgancio al carro posso utilizzare il veicolo, ok. Menu carico. Carica sulla moto. Il problema è che la moto ha già finito il... Ah no. Come tutto ci può stare sulla moto? Altro? Allora, borsa multifunzione, direi che possiamo scaricarla. Posso aggiungere la stelliera? No. Ascolta, intanto ne faccio delle altre, su. Non serve a nulla tutto questo. Tutto sto casino. Sì, mamma. Arriviamo.